l'idea era quella di offrire ai giovani un'opportunità di presentare una visione dell'associazionismo giovanile attiva ed entusiasta. Questi tre giorni sostanzialmente si è deciso di far vedere un po' le varie associazioni cosa hanno da dare a Bergamo, al territorio bergamasco. Un piccolo palcoscenico dove farsi notare, dove farsi vedere. L'idea di questa festa è nata proprio dalla volontà di mettere in rete le associazioni giovanili presenti sul territorio della città di Bergamo. Era per noi importante farli dialogare, farli scambiare alcune esperienze e anche alcune capacità e conoscenze che le varie associazioni hanno maturato nei percorsi che hanno fatto nella propria attività. Molteplici realtà, tantissime, ognuno con il proprio obiettivo di ricerca, quindi col proprio oggetto. L'impressione è che ci sia fermento, nel senso che c'è un sacco di voglia di mettersi in gioco, di mettersi insieme più che altro. C'è l'ambiente, c'è l'arte, c'è il sociale, ma questo obiettivo probabilmente dagli associati e da chi ha dato vita a questi gruppi è sentito. E proprio perché è così sentito, sfocia nel volontariato. Secondo me bisogna di mettersi insieme e fare qualcosa, condividere progetti, c'è dappertutto. L'obiettivo principale dell'associazione è proprio quello di tirarlo fuori quel bisogno lì, perché la gente lo vuole fare, vuole mettersi insieme, cioè la relazione è fondamentale. Edonè è un'esperienza fantastica a livello professionale, educativo, formativo, ma anche sociale, ed è un servizio per noi, ma tutto questo è stato possibile grazie a un'esperienza di associazionismo che è stata Mellow Mood. Il nostro debito verso l'associazionismo è comunque vivo. I proventi di queste giornate saranno sicuramente tutte date alle associazioni, saranno le associazioni stesse che decideranno cosa farne. Olè. Probabilmente è proprio questa cosa di sentirsi riconosciuti, cioè che un'associazione si nasce per fare qualcosa per se stessa e per la società, secondo me, con target diversi, cose così. Però tante volte le cose muoiono, comunque si lasciano un po' andare perché la società stessa, che poi è rappresentata in realtà dalle istituzioni, non le accoglie sostanzialmente, cioè non le fa sentire riconosciute per quello che fa, senza arrivare per forza a parlare di finanziamenti. Fare sistema, fare squadra non sempre è così facile. Questo è un dato culturale, non è un dato di volontà o di cattiva volontà, ma è un dato culturale che tutti insieme dobbiamo cercare di superare, sia chi sta nelle istituzioni, sia chi lavora sul territorio, nelle associazioni, quindi capire che se si fanno le cose insieme si raggiungono obiettivi più grandi. Ciò che porta all'associazionismo, ciò che porta a fare queste cose e al fare, e la voglia di fare, non si esaurisce e non viene esaurito con una mancanza di soldi, ma bensì sfocia in un diverso modo di fare. Quindi si cercheranno sempre vie alternative o comunque vie accessorie per fare quello che si sta già facendo, e anzi in una maniera migliore. Proprio perché è un periodo storico con un grande punto di domanda di vita quotidiana per le persone, l'associazione può essere invece quella cosa e quel gruppo che invece ti porta a vivere meglio il tuo quotidiano, a portare avanti le idee, a migliorare il tuo futuro, a migliorare il tuo stato di persona. Le cose cambiano se abbiamo le idee chiare noi e riusciamo a trasmetterle sostanzialmente. Non ci fermiamo assolutamente, andiamo avanti su questa strada, perché penso che la strada che abbiamo imboccato sia buonissima.